Le attività motorie sono proprio la base di ogni processo di crescita dei bambini, quindi dare questi spazi all'aperto è fondamentale e fanno parte proprio integrante del curriculum educativo. Questo è l'esito di un percorso lungo con un finanziamento importante del Comune, 400.000 euro. Inaugurati questa mattina i cortili interni del 39esimo circolo didattico Giacomo Leopardi, inagibili da quasi 10 anni per le scarse condizioni di manutenzione che ne hanno impedito la fruibilità. È un esempio virtuoso di collaborazione tra l'Istituto e l'amministrazione cittadina che ha consentito di utilizzare finanziamenti nazionali ed europei per restituire questi luoghi riqualificati alla comunità scolastica a lungo privata di ogni spazio esterno. È una scuola che non ha alcun spazio esterno, alcun cortile, perché affaccia direttamente sulla strada e copre dei bambini che vanno dai 3 ai 10 anni. Pensate che le corti interne erano talmente ammalorate che c'erano dei distacchi di pietra, di intonaco, per cui i bambini spesso dovevano stare anche con le finestre chiuse. Grazie al patto per Napoli sono stati effettuati lavori di rifacimento e messa in sicurezza delle facciate, circa 400.000 euro, e rifatta anche la pavimentazione dei cortili con erba sintetica. Con fondi europei uno dei due spazi esterni è stato attrezzato con orti didattici, serre innovative e sostenibili. L'altro cortile ospita invece una pista di atletica e il campetto di calcio e sarà utilizzato per attività ludico-sportive. Abbiamo un grande piano di ristrutturazione di tutta l'edilizia scolastica della città. C'era una grande attesa da parte della comunità scolastica e questo è un altro piccolo passo di questo percorso concreto che consentirà a Napoli di avere delle scuole all'altezza della sua dignità e soprattutto di dare spazi scolastici qualificati e sicuri ai nostri ragazzi e agli operatori del settore. La Giacomo Leopardi è una delle prime scuole elementari istituite nel comune di Napoli e conserva ancora in un'aula archivio i registri storici sin dal 1896, quando l'istituto serviva l'allora villaggio fuori Grotta e Bagnoli.